Salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Muovere le Idee. Quest'oggi parleremo della moneta unica. Negli ultimi anni, nel cercare le cause di una delle peggiori crisi economiche di sempre, molti le hanno individuate nell'euro. Da allora, economisti e politici si sono divisi in sostenitori e contestatori. Vediamo insieme come è nata questa moneta, quali sono i suoi problemi e se è possibile tornare alle vecchie divise nazionali. L'euro nasce nel 1992 con il Trattato di Maastricht, ma entra in vigore come valuta virtuale, ossia solo per i pagamenti elettronici, il 1 gennaio del 1999. Da quel momento viene fissato il tasso di cambio con la lira. Un euro sarebbe stato pari a 1936,27 lire. Dal Capodanno 2002 le monete e le banconote vere e proprie entrano in circolazione insieme alle lire. Ma questa convivenza non dura molto. Dal marzo 2002, infatti, l'euro è l'unica moneta che può essere utilizzata per gli scambi. Inizialmente, i paesi ad aderire all'euro sono 11 dei 15 membri dell'Unione Europea. Oggi sono saliti a 18 su 28. A stampare la carta moneta e a gestire il tasso ufficiale di sconto dell'euro è la Banca Centrale Europea, attualmente guidata dall'italiano Mario Draghi. Vediamo ora quali sono i vantaggi e gli svantaggi, i pregi e i difetti dell'euro. La principale ragione per cui l'euro è stato creato è che avrebbe permesso una maggiore integrazione europea. Ma se è davvero tra le ragioni della crisi economica, allora ha anche favorito l'euroscetticismo che oggi dilaga. L'euro ha permesso di creare un'alternativa al dollaro nel commercio internazionale, togliendo alla moneta americana il potere di fare il bello e il cattivo tempo sul mercato mondiale. Inoltre, l'euro ha permesso di stabilizzare l'inflazione e in un primo momento ha abbassato i tassi di interesse sul debito pubblico. Anche se, a partire dal 2011, questi tassi sono schizzati verso l'alto, come dimostrato dallo spread. Ciao, mi fai uno spread? Cosa? Spieghiamo una volta per tutte che cos'è questo spread. È la differenza tra il tasso di interesse pagato sul debito pubblico italiano e quello pagato sul debito tedesco, che è il più virtuoso nell'eurozona. Secondo molti, l'euro ha scatenato la crisi economica perché è una moneta unica per 18 economie diverse. Ciò è un problema poiché le economie che esportano meno avrebbero necessità di svalutare la propria moneta nazionale per aumentare le esportazioni, ma non possono farlo perché la loro moneta è la stessa delle economie più forti. Di conseguenza, l'unico modo che hanno per rimanere competitive è ridurre i salari e tagliare la spesa pubblica. Ma secondo alcuni, non poter più ricorrere alle svalutazioni monetarie è una cosa positiva, perché spinge il paese a puntare sull'innovazione e sulle riforme, che nel lungo periodo sono l'unico fattore che fa crescere un'economia. Dall'altra parte, invece, si afferma che l'euro renderà i paesi del Sud Europa sempre più poveri e quelli del Nord Europa sempre più ricchi. Ciò accade perché, in base alla teoria delle aree valutarie ottimali, l'area dell'euro non è abbastanza integrata per funzionare. Alcuni però contestano che se i paesi del Nord Europa, come la Germania, rispondono bene alla crisi è perché hanno fatto, a differenza di quelli del Sud, le riforme necessarie, come quella del mercato del lavoro. Visti i problemi dell'euro, alcuni sostengono che bisognerebbe uscire e ritornare alle monete nazionali, oppure adottare due monete, una per il Sud Europa e una per il Nord Europa. Così facendo, gli stati potrebbero tornare a svalutare la propria moneta per incentivare le esportazioni. Allo stesso tempo, però, le importazioni diventerebbero più costose, comprese quelle delle materie prime. Ciò comporterebbe costi molto più elevati per le imprese nazionali e per i consumatori, che vedrebbero i prezzi dei beni di consumo salire, mentre i loro salari rimanere al palo. D'altro canto, l'Italia riacquisterebbe la sovranità monetaria. Svincolandosi dal Trattato di Maastricht, sarebbe sottoposta a molte meno limitazioni. Banca d'Italia si riprenderebbe il potere di controllare la politica monetaria e di comprare i titoli del debito pubblico. Alcuni fanno però notare che una quota del debito rimarrebbe in euro e sarebbe dunque più costosa da ripagare. Il pericolo più grave dall'uscita dall'euro sarebbe però la corsa agli sportelli che si verificherebbe al minimo sentore di ciò che potrebbe succedere.
Tutta la popolazione si precipiterebbe in banca a ritirare i propri euro o a trasferirli all'estero piuttosto che vederli trasformati in lire di minor valore. E anche i titoli del debito pubblico sarebbero venduti in massa, mandando lo Stato in default, cioè in fallimento. Per evitare tutto ciò, l'uscita dall'euro dovrebbe essere fatta all'improvviso e in pochissimo tempo. I fautori della permanenza nell'euro propongono alcune soluzioni alternative all'uscita dalla moneta unica. Per esempio, la condivisione del debito da parte degli stati membri, una banca centrale che possa acquistare i titoli degli stati, un quadro fiscale unico e una maggiore integrazione europea. Nell'agone politico, le diverse forze non hanno tardato a prendere posizione sull'euro e soprattutto sull'ipotesi dell'uscita dalla moneta unica. Quasi tutti i principali partiti italiani si sono schierati per la permanenza nell'unione monetaria, proponendo però delle soluzioni alternative come l'acquisto da parte della BCE dei titoli di Stato. Ad appoggiare l'ipotesi dell'uscita dall'euro sono invece Fratelli d'Italia e soprattutto la Lega Nord, che lo ribadisce anche nel suo simbolo. Il Movimento 5 Stelle invece propone da tempo un referendum sulla permanenza nell'euro, anche in modo da favorire il dibattito sull'argomento. Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.